Buongiorno, siamo alla seconda puntata di Maledetta Primavera, una serie di video incontri a cura di Alberto Nocerino, dedicati dalla Biblioteca Universitaria ai suoi lettori in questo periodo di chiusura forzata per coronavirus. Questa che vedete inquadrata è la torre del convento di Sant'Agostino di Recanati. Avevamo chiuso la prima puntata dicendo che avrei letto Il passero solitario di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi fa riferimento a una torre che è esattamente questa. Ed ora vi leggerò quindi Il passero solitario. Il passero solitario fu pubblicato nel 1835 a Napoli per la prima volta, nel periodo in cui il poeta abitava appunto a Napoli. Nel 1831 era stata già pubblicata una prima edizione dei Canti, ma non vi era stato incluso, forse perché appena composto, e fa parte comunque dei grandi idilli. Si può suddividere in tre parti: una prima parte più naturalistica, di osservazione del mondo e della natura, idillica. E una seconda parte in cui emerge l'identificazione del poeta con il passero solitario, o meglio, per dirla con Fulco Pratesi, con il Monticola solitarius, da non confondere chiaramente col passer domesticus. Una terza parte in cui Leopardi si vede più avanti negli anni riflettere sul suo comportamento durante la gioventù, su questo suo volersi isolare, rimanere fuori dal contatto con gli altri, dalla gioia della primavera, di quello che comporta. E, come dire, fu tempo perduto. Ma di questo poi diremo qualcosa dopo la lettura della poesia. Din sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicché a mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti, a gara insieme, per lo libero ciel fa mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte, il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età, dolce famiglia, e te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come. Anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, ch'ormai cede alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno cadendosi dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo uggellin, venuto a sera, del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza
la detestata soglia evitar, non impetro. Quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia voto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Sì, con questa poesia Leopardi ci dà modo di riflettere su un paio di cose importanti di questi tempi. Ad esempio l'importanza di osservare attentamente il mondo circostante, anche quel poco dal piccolo punto di osservazione che abbiamo. Non siamo forse molto abituati a passare dall'osservazione di un piccolo animale come un tordo o un simil tordo a queste riflessioni così filosofiche, esistenziali, a paragonarci alla vita dei piccoli animali che ci circondano, ma anche delle cose. Questo è già un insegnamento, in qualche modo. Siamo capaci oggi di partire dall'osservazione del comportamento di un animale qualunque, di un animale umile, esterno, e di arrivare da questo a qualche riflessione importante per la nostra vita? Siamo talmente presi dagli schermi che ci circondano che ci facciamo catturare da loro e poi forse non andiamo molto oltre. Un altro spunto è proprio questo, il fatto che per andare oltre quello che ci propone uno schermo, la letteratura può essere importante. Intanto perché ci viene proposta anche sullo schermo del computer o del cellulare. È possibile cercare qualunque testo. E poi perché è possibile cercare le immagini a cui questi testi si riferiscono. E questa è una cosa che si può fare in casa, anche in tempi di coronavirus, e fare un percorso poetico, letterario, da casa, come sto facendo in qualche modo io, che peraltro sono abbastanza abituato, facendo percorsi letterari fisici dal 95 a Genova e in Liguria. E un altro discorso è come penseremo noi a questo periodo di reclusione. Leopardi si estranea per indole, per atteggiamento filosofico nei confronti del mondo, per il suo pessimismo storico che diventa cosmico. E noi ci siamo estraneati dal mondo per volontà di decreto. Quindi forse non ci potremo incolpare di questo in sé, però se non faremo qualcosa di utile, forse sì. Cioè, pensando a quello che stiamo vivendo oggi, se non lo vivremo in maniera, diciamo, utile in qualche modo per noi stessi, quando ci vedremo più avanti negli anni, può darsi che potremmo avere un sentimento di tristezza, di malinconia, dicendo ma perché non ho meglio usato questo tempo, che è lo stesso sentimento che si immagina Leopardi di provare voltandosi indietro, quando appunto dice ma sconsolato volgerommi indietro. Ecco, con questo invito invece a vivere il nostro tempo in maniera più allegra, e mi congedo e rinvio al prossimo appuntamento, alla prossima puntata, vi invito alla prossima puntata che sarà dedicata all'infinito, perché l'infinito, io parli, l'infinito è subito il canto che segue il passero solitario. Arrivederci.